Marco Camisani Calzolari, buongiorno. Buongiorno Marco. Ciao Marco. Eccomi qua. Ciao, buongiorno Marco. A voi ragazzi. Come stai? Molto molto bene, soprattutto ora che sono insieme a voi. Che bello trovarti. Senti, oggi Londra è più Londra di Milano, perché Milano è molto Londra, Londra dal punto di vista londinese, c'è un clima londinese, però ragazzi a Milano non è che voglio dire è uguale un po' dappertutto qua, mannaggia. Sì. È proprio uguale. Senti, nel tuo ultimo libro, Marco, in questo libro che hai presentato l'altro giorno, Cyberumanesimo, o all'italiana Cyberumanesimo, è strano che tu vuoi quasi frenare, vuoi mettere dei puntini. Tu che sei nato, non sei nato digitale, ma del digitale hai fatto una, come posso dire, la tua vita, no? E a un certo punto di questa tecnologia, a un certo punto vuoi mettere quasi un freno, una regola. È pazzesco. No, allora, è vero, hai ragione. Sai che è una bella considerazione, perché non sei il primo ad avere questa percezione. In realtà, facciamo un esempio, le automobili, no? Quando sono arrivate le automobili, dire che serviva un codice stradale non era mettere un freno, era fare la cosa giusta, non era essere contro le automobili e pro cavalli, era belle le automobili, straordinarie, è necessario mettere il codice, altrimenti succede che si fanno male sia quelli che guidano, sia quelli che camminano per strada e tutti gli altri. Per cui ecco, il senso è questo, cioè l'intelligenza artificiale oggi permette di fare cose straordinarie, ma allo stesso tempo, se non correttamente regolamentata e se non percepita nel modo giusto, può fare danni all'umanità, perché è tecnologia che decide da sola, non è come la calcolatrice dove fai 1 più 1 viene sempre fuori 2 più o meno, a meno che non ci siano errori strani nel software, ma qui fai 1 più 1 e ogni volta dà una risposta diversa, e a volte a caso, a volte non si sa perché, e a volte perché c'è l'azienda che è proprietaria di quella tecnologia che decide cosa devi leggere. Quindi tu dici, finché c'è una certezza, finché c'è una matematica certezza, va tutto bene. Quando non ci sarà più questa certezza, ma prende il sopravvento e non potremo più che rincorrerla, non va più bene. Ma è già un po' così, ci sono decisioni che prende l'intelligenza artificiale in modo autonomo. Ora, si pensi alla macchina che si guida da sola, giusto per semplificare e fare un esempio percepibile da tutti. Quando si trova di fronte a condizioni estreme, dove il software dice ok, adesso io devo o uccidere il esattamente o una bambina o un'anziana, che faccio? Lì ecco che entra in gioco l'etica, e ognuno ha la propria. Infatti si chiama cyberumanesimo proprio perché l'idea è quella di avere l'umano al centro, perché dobbiamo ricordarci questo, altrimenti la tecnologia in questo caso non può che prendere il sopravvento, e noi non vogliamo, noi vogliamo usarla la tecnologia. Ma allora in questo caso cosa farebbe, scusami, la macchina? Cioè anche se gli diamo del cyberumanesimo, ammazzare il vecchietto di 70 anni o la bambina di 5? È molto interessante perché c'è il MIT, Massachusetts Institute of Technology, che è l'università prima al mondo, che qualche anno fa ha messo online un sito che si chiama Moral Machine, macchina morale, e dove fa tutti questi esempi e chiede alle persone di scegliere. E la cosa bella è che quello che è venuto fuori è che in Asia, ad esempio, su un esempio simile, tendono a salvare l'anziano. In Occidente tendono a salvare il bambino, perché hanno culture diverse, per cui giustamente non esiste un'unica etica, un'unica morale, un'unica cyberumanesimo. Ognuno poi avrà il proprio, però dovrà in qualche modo trasferirlo alle macchine che scelgono da sole. Per cui immagino un futuro in cui ognuno di noi avrà una sorta di chiave morale che verrà applicata all'AI, all'intelligenza artificiale, affinché quando sceglierà perlomeno in linea con la propria etica. Però è interessante l'approccio del tuo libro, perché non è né catastrofista, come invece alcuni in questi giorni, in questi mesi, di cui non si parla che di intelligenza artificiale, dicono non c'è più un modo di tornare indietro, cioè il genere umano si estinguerà. Tu invece dici no, aspetta, adesso che siamo in corso d'opera, ricordiamoci proprio di fare questa cosa, cioè di mettere l'uomo al centro di tutto questo processo, ma di farlo già adesso mentre si progettano le cose, mentre si applicano, non dobbiamo correggere dopo, se ho capito la tesi. È così, ma infatti c'è un capitolo che si chiama Le opportunità, dove per almeno altri 17 sottocapitoli, paragrafi,
racconta e spiega tutte le opportunità dell'intelligenza artificiale. Giustamente, come avete detto all'inizio, ma un tribuno come te del digitale che lo difende, non è che comunque in qualche modo ha questo approccio? E in realtà io l'ho sempre avuto, cioè quando io aiuto le persone a capire, che è un po' il mio, no, una delle chiavi, delle cose che faccio da tanti anni, e lo faccio perché voglio che loro dominino la tecnologia. Cioè, certo, la persona consapevole, culturalmente preparata sul digitale, si difende di più dal digitale cattivo rispetto a una no. Beh, certo. Parlando anche magari, Marco, dei giovani, dei ragazzi che comunque avranno a che fare, secondo me, anche a tempo pieno, in un futuro, no, con l'intelligenza artificiale, come può essere inserita nelle scuole proprio l'educazione digitale? Ma io credo debba essere, manca completamente. Cioè, esistono, spiegano, insegnano la programmazione. E questa è una cosa interessantissima, molto utile, perché il linguaggio computazionale è importante. Si utilizzano a volte strumenti digitali per la scuola, ma non si insegna la cultura digitale, che è simile a quella che era l'educazione civica. Cioè, vuol dire in sostanza saper vivere in questo mondo. E i nostri ragazzi, che si chiamano nativi digitali, ma in realtà sono nativi digitali nell'uso, ma non hanno la più pallida idea di cosa ci sia dietro, e quindi sono comprati e rivenduti da chi invece queste cose le fa bene. Certo. Bello. Va letto. Meno male che è gratuito, giusto? Il libro. Sì, è diffuso gratuitamente. Grazie, sì, vero? Per tutti gli ascoltatori del programma, sì, codice sconto. Perché i ragazzi di 105 regaleranno il libro a tutti, certo, ovviamente. Senti, posso dire una cosa carina che è successa? Non so se lo fai anche nelle altre presentazioni. Alla presentazione di Milano faceva gestire dei momenti tecnologici, Marco. All'intelligenza artificiale. All'intelligenza artificiale alcuni, ma a suo figlio, quanti anni ha? Tu ne hai due, uno Leonardo è più grande. Ha 12 anni, sì. È un matto del, anche proprio diventato, ma o l'altro che non è così, non è che il papà che lo ha catechizzato, è proprio un matto del digitale, gli piace da morire. E quindi che dobbiamo fare? E lo aiuta, riprende, fa le immagini nei tuoi video di Instagram, che anche quella è una bella metafora, non so se ci hai pensato, ti è venuta spontanea, cioè in una presentazione in cui si parla della tecnologia che potrebbe prendere il predominio, facciamo fare le cose a un umano dodicenne. Esatto, che la comanda, esatto, ma è così, infatti, ma è un'altra forma di cyberumanesimo, è una nuova filosofia, dai, abbiamo lanciato una nuova filosofia. No, hai fatto bene, comunque ti stanno cercando per lavoro, meno sfruttamento minorile. Allora, senti Marco, ma quella famosa previsione di Umberto Tozzi quando diceva famiglia di operai licenziate dai robot, perché tu nella tua presentazione facevi vedere il robot che taglia le zucchine, ma arriviamo veramente al robot che taglia le zucchine? Sì. Okay, no, pasta, sarà pizza. Sarà la prossima hype, sarà come gli smartphone. Ma cioè, quando? Quando 7-10 anni ce l'avremo tutti in casa, sì. Ma tecnologicamente sono tutto già pronto. Il problema ovviamente sono i costi, quindi nessuno si mette a casa un robot da 100.000 euro. Tony alla fresca. Costerà poche migliaia, anche meno. Ma pensa, per capire questa cosa di quanto tempo ci vorrà, ti dirò che già 10 anni fa io ho uno studio di registrazione, va bene, e fino già 10 anni fa, ma forse di più, mi chiedevano delle voci da digitalizzare per poter insegnare ai robot a parlare. Era praticamente quello che facciamo ora con l'intelligenza artificiale. 10 anni fa già per insegnarlo avevano bisogno di voci umane, quindi secondo me da adesso a 10 anni, come dici tu, ci arriviamo tranquillamente. Dal punto di vista della voce umana è da lì, infatti è lì, purtroppo, e me lo chiedevano 10 anni fa, sono in crisi. Certo. Qui parliamo addirittura di, se ho capito bene, la domanda era relativa proprio agli umanoidi. Sì, gli umanoidi, certo. Che sono in casa e che fanno quello che vuoi, e quindi che tirano, che puliscono, che immaginate voi cose. Cullano i bambini, che fanno l'amore. Adesso, insomma, voglio dire, su queste cose rimaniamo molto umanisti, molto tradizionali. Speriamo, esatto. Grazie Marco Camisani, Calzolari, Cyberumanesimo, l'intelligenza artificiale, democrazia, rischio, etica e lavoro rubato dai robot, come diceva Tozzi, giusto? Esatto, famiglia di operai, tenere sempre 24 ore per trovarlo, sia in libreria, sia in, credo ancora in edicola, per Va bene. Bocca al lupo, Marco. Grazie. A voi. Un abbraccio, grazie. Ciao Marco. Ciao a voi.